laurea ha riguardato le piante spontanee che possono essere bioindicatrici di determinati stati del terreno, perché le piante spontanee sono le cosiddette infestanti, no? Quelle che tutti quanti in campagna, quanto più si possono togliere meglio è, mentre invece ce ne sono alcune che sono importanti perché possono indicare determinati stati del suolo, come ad esempio ci sono quelle che indicano particolari stati di acidità del suolo, oppure che ti posso fare l'esempio che alcune indicano presenza di molta acqua all'interno del suolo. E quindi, conoscendo queste piante, un agricoltore può anche gestire il terreno in modo diverso, sapendo già cosa c'è all'interno del terreno, senza magari andare ad aggiungere acqua se già ce n'è troppa, o evitando di andare a mettere, che ti posso dire, altri concimi, altri tipi di sostanze. Ed è riguardato questo. She said, I don't wanna go, but I don't wanna stay. Mentre invece le gimnosperme, tipo come ad esempio la quercia, si riproducono tramite i frutti che fanno con le pigne, con quelle cose così, non fanno fiori, petali e così via. E in particolare la quercia appartiene ad una famiglia che è chiamata Fagacea, se non mi ricordo, sì, è chiamata Fagacea, e fa parte del genere Quercus. E può arrivare ad un'altezza, una delle piante che perdura di più in tutto, cioè per tutta la sua vita. Può arrivare ad altezze molto importanti che superano anche 7-8 metri. He said, I don't understand, I made the right plan, I've done all that you asked me to do. She said, yes, I appreciate. La Regione Puglia con l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, hanno inteso fare un bando per dare, diciamo, un piccolo riconoscimento a tutti quei ragazzi che si sono laureati durante il periodo del Covid, proprio durante il lockdown. Ha dato la possibilità ai comuni di partecipare a questo bando. Noi non abbiamo esitato un attimo a partecipare e a divulgare poi la notizia all'intera cittadinanza. Sembra che ci sia stato solo un laureato in quel periodo, che sei tu, Pia. Quindi questa sera noi ti doneremo, diciamo, questo piccolo pensiero fatto, ripeto, dalla Regione Puglia, dall'ANCI, con il supporto anche del Comune di Faggiano, perché tu non hai avuto la gioia di avere, lo dicevi tu stesso prima, discutere la laurea con la commissione. Quindi loro hanno inteso darti questa gioia questa sera insieme al sindaco, all'amministrazione, in modo che tu possa rivivere quei momenti belli. La pianta, perché la pianta? La Regione Puglia ha ragionato in termini di radici. Dice, noi piantiamo questa pianta qua, le radici rimarranno su questa terra affinché voi, giovani che vi siete laureati in questo periodo, possiate rimanere su questa terra. Cioè, l'intento della Regione Puglia, ma credo che sia l'intento di ogni amministratore, di ogni papà, di ogni cittadino, avere i propri figli che possano continuare a studiare e avere un lavoro nel proprio territorio, al massimo nella Regione Puglia. Quindi questo è il simbolo della pianta, proprio le radici, che un ragazzo ha le proprie radici e deve mettere sul proprio territorio. Quindi a noi, come dicevo, abbiamo partecipato, ci è impiegato un attimo a decidere di partecipare, perché reputiamo questa una cosa veramente, veramente bella. Quindi da parte mia, non so se gli altri amministratori vogliono dire qualcosa, ti faccio veramente gli auguri di vero cuore affinché tu possa continuare questo percorso ricco di ulteriori soddisfazioni. La tua laurea poi mi fa piacere sentire in che cosa ti sei laureato, perché non è una cosa che è facile da trovare. Tu stesso mi dicevi prima che siete in pochi. Questo per me è importante, perché dove ci sono tantissime persone, tanti laureati, poi ti parlo per assurdo, posti di lavoro, partecipano 100.000 persone. Dove c'è un posto di lavoro che tratta la laurea che hai tu, quindi in agrario, quindi avrai forse più possibilità di poter lavorare. Questo è l'augurio che io ti faccio di vero cuore. A nome mio, ma posso parlare a nome dell'intera cittadinanza di Faggiano.
Un traguardo importante, ritengo, in un momento altrettanto importante, storico, a livello nazionale ma a livello mondiale. E poi, paradossalmente, non è rimasta circoscritta all'interno della tua famiglia, la laurea, ma tutti potranno vedere attraverso Teletrio il tuo traguardo, insomma, quello che tu hai fatto. Quindi complimenti ancora. Grazie. Da parte mia, da parte di tutti, e grazie per essere qui stasera. Sì, anche io voglio formulare al dottor Capuzzimati i migliori auguri per questo traguardo, perché sia per te solo l'inizio, la pietra miliare per una scala, una strada di successi, così come ci hai resi edotti delle proprietà botaniche della quercia, no? Ci hai detto che la quercia è un albero che arriva in alto. Anche noi veramente ti auguriamo dal profondo del nostro cuore che tu possa arrivare in alto nel successo che tu intendi raggiungere. Tanti grazie. Auguri. Grazie. Abbiamo scritto dottor Piero Capuzzimati, congratulazioni dottore, con l'augurio che questo traguardo rappresenti l'inizio di un nuovo percorso foriero di soddisfazioni e successi. Grazie. Ancora tanti auguri. Volevo ringraziare innanzitutto l'amministrazione e il comune di Faggiano che ha avuto questo pensiero per me con il sindaco e tutti gli assessori, e poi volevo ringraziare ovviamente anche la mia famiglia che mi è stata sempre vicino, e ringrazio per l'appunto perché, avendo vissuto il giorno della mia laurea durante il periodo del lockdown, diciamo che è stato tutto quanto un po' smorzato rispetto alle attese che chiunque avrebbe potuto farsi, però vivere questo momento davvero per me è bello, perché per l'appunto mi gratifica di tutto il lavoro fatto, in quanto raccontavo prima che durante il giorno della mia laurea non c'è stata festa, non c'è stato nulla, e anche se non toglie l'importanza del giorno, comunque avere tutta la mia famiglia qui e poter condividere anche con le persone che vedranno Teletrio questo momento per me è molto bello. Quindi grazie a tutti e grazie per questo riconoscimento.